Gentili telespettatori, buona giornata. Nel PD sono decisamente preoccupati, dice, ma come il nostro segretario esulta per un sondaggio? Ma che significa? C'è sorpresa, diciamo così, per l'eccesso di entusiasmo. Scarsa poi affluenza a Torino. Rischio gazebo vuoti anche a Roma. Devono arrivare a 40.000 voti. Eccesso di entusiasmo per un sondaggio, dicono. Ma da Torino arriva un segnale tutt'altro che incoraggiante, non c'è nulla da festeggiare. E preoccupa sempre di più Roma, dove nel fine settimana si deciderà ai gazebo il candidato sindaco del centro-sinistra. Decidono ai gazebo il candidato sindaco. Fantastico il PD. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Sono sorpresi, dice, ma Ipsos è il miglior sondaggista italiano. Aver dato per la prima volta dopo 4 anni il PD davanti a tutti vuol dire che ci siamo, dice Letta. Ce la giochiamo. Giocatela, Letta, giocatela. Che non è vero che siamo ai margini di chissà che cosa. Ai margini di chissà che cosa. Allora, un capo politico di un grande partito che dice: non è vero che siamo ai margini di chissà che cosa. Cosa vuol dire una frase così? È una frase stile Zingaretti questa. Siamo ai margini di chissà che cosa. È una frase che non vuol dire nulla. Parole che hanno suscitato qualche perplessità. Certo, la gente ha detto, ma che cosa sta dicendo? Partiamo dal presupposto che a tutti non fa piacere se torniamo a essere il primo partito, dice Letta. E ci sta un pizzico di autocelebrazione, ma si tratta di un sondaggio anche al quale non crede nessuno. Nessuno ha creduto a quel sondaggio. Pagnoncelli ha perso la faccia. L'hanno capito anche i Sassi che lì c'è un preciso aiuto al PD per tentare di risollevarsi. Ma anche se fosse vero questo sorpasso, ipotizziamo che fosse anche vero. Dovremmo ricordare che il centrodestra è in vantaggio di quasi 12 punti percentuali. Quasi 12 punti percentuali. Anche ammesso che il PD sia davanti di qualche decimo a Fratelli d'Italia e alla Lega, per una settimana le cose al finale non cambiano. La gioia di Letta che saltava sul divano, ho fatto gol, tipo Calboni nella saga di Fantozzi. La gioia di Letta è sembrata un po' al di sopra di quello che è la normalità. Ma dietro i sondaggi ci sono poi quelli veri, i numeri delle primarie a Torino. A Torino si sono presentati in 12.000 e ha fatto scattare decisamente l'allarme. C'è già rassegnazione per quello che può essere l'esito del voto, dicono dalle parti di base riformista. La sconfitta è messa in conto. Io aggiungerei che la sconfitta alle amministrative per la sinistra è quasi sicura. Perché dico questo? Non perché sono il mago Otelma, no? Noi, no, perché se da una parte c'è un centrodestra unito che si presenta con il 52% dell'elettorato, dall'altra parte c'è il PD che si presenta col 18,5% e poi ci sono i 5 Stelle che si presentano con il loro 16%, con il loro candidato. Mi capite che chi è che può vincere tra 52, 16 e 18,5%? Non c'è storia, come nel senso ti piace vincere facile. Vi piace vincere facile. E così lì sarà, vi piace perdere facile. La consolazione per la corrente degli ex renziani è arrivata con la vittoria di Stefano Lorusso, tenace oppositore dell'amministrazione grillina guidata da Chiara Appendino, non proprio un teorico della linea Letta che vuole l'alleanza con i 5 Stelle. E poi si parla di Roma. Il 20 giugno, domenica, ci sono le primarie del PD per il candidato al Campidoglio. L'ex ministro dell'economia Roby Gualtieri è il vincitore annunciato, sostenuto dall'apparato del PD. L'apparato non è corretto. Il termine apparato indica una struttura nascosta, come gli apparati di sicurezza, i servizi segreti. È meglio dire sostenuto dalla struttura del PD, non dall'apparato.
ma la campagna elettorale per la competizione interna ha confermato che si tratta di un profilo poco empatico. Cioè, sicuramente perdono a Roma, ma quale ballottaggio? Qui perdono al primo colpo, al primo colpo. Adesso che i romani cominceranno a conoscere Michetti, il suo curriculum, e capiranno che anche se è una persona che non era conosciuta dalla gran parte dei romani, la sua competenza lo porterà a vincere. Se metti poi sul piatto Michetti e Gualtieri, capocorrente del PD, dici ma quale capocorrente? Capovaro, vado, vadi contessa, vadi, un po' più a destra. Beh, i dubbi sulle amministrative cominciano ad aumentare insistentemente. E poi c'è il rivale Giovanni Caudo, ex assessore della Giunta Marino. Ecco, da una parte abbiamo Roby Gualtieri, il famoso, il VIP, il capocorrente, poi abbiamo Giovanni Caudo. Lui dice, chi è? Non si sa. E poi abbiamo l'esponente di LeU, Stefano Fassina, di male in peggio. Ma come possono i romani votare e mettere la crocetta su Stefano Fassina? È impossibile, o perlomeno ci sarà qualcuno che lo farà, ma saranno gli amici della stessa persona, i familiari, i parenti, stretti. L'affluenza comunque è un punto di partenza, tracollo delle partecipazioni ai gazebo del PD. Vi ricordate un video di circa una ventina di giorni fa dove si vedeva due gazebo vicini, quello della Lega e quello del PD? Quello della Lega c'erano 20-30 persone, quello del PD manco nessuno, non c'era neanche quello del PD. Ci furono nel 2016 47.300 votanti a Roma, già in pesante calo rispetto ai 100.000 del 2013, quando vinse Ignazio Marino. Andare sotto quella soglia saranno un fallimento. Pertanto 100.000 nel 2013, 47.000 nel 2016, con una flessione di oltre il 50%. E adesso quanti si presenteranno ai gazebo del PD di Enrico Letta domenica 20? Se dovessero essere 20.000, il PD può già dare per scontato che, secondo me, la sinistra non dovrebbe fare neanche fatica a presentarsi alle elezioni amministrative. Dovrebbe dire, ci arrendiamo, fate tutti e 1.300 i sindaci di centrodestra, perché noi non ci siamo. Noi possiamo governare l'Italia su invito dei grillini, perché per il resto le elezioni è un miraggio. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video.